Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra nozzo so berry Challenge Allora ragazzi Sono emozionatissima perché stiamo per festeggiare il compleanno dei pargoli di Milton, di tutti i pargoli. E io vi ringrazio veramente dal più profondo del cuore ragazzi. Perché avete partecipato tantissimi al, alla votazione, alla prima votazione. E ho ricevuto veramente tanti tanti ma tanti voti. Quindi grazie davvero di cuore. Allora dunque... Uh, siamo a Easy Springs ragazzi, ve lo dico subito perché ho deciso di festeggiare il compleanno dei ragazzi in, un cioè in uno scenario scusate <ride> dove non piove fondamentalmente, cioè meglio piove però magari raramente e siamo e ho scaricato questo lotto, l'Happy Birthday Sims creato da Delila68 non ve lo mostro ragazzi, cioè proprio al volo così, guardate che meraviglia così ma nel dettaglio lo vedremo a breve allora eccoci qua allora, come potete vedere siamo con Milton e tutti i suoi pargoli. Però, ragazzi, c'è una sorpresa! Perché io vi avevo chiesto. Secondo voi cosa dovremmo fare? Dovremmo opzione 1: festeggiare tutti quanti insieme. Quindi tutti i figli di Milton ed escludere le mamme. Oppure opzione 2, Milton deve andare di casa in casa e quindi escludere gli altri figli di Milton. Ma diciamo um, inserire ecco le. Um, le mamme scusate non mi viene la parola ebbene ragazzi come eh, sapete ormai io ehm, vi comunico che ha vinto la prima opzione quindi mi avete tutti detto ma no facciamo vabbè scudiamo le mamme facciamo con tutti i figli insieme però ragazzi diciamo che Roy Cole che ringrazio veramente di cuore mi ha dato l'ispirazione poi per fare questa diciamo attuare questa Alternativa qui, che ora vi mostrerò. Io non volevo che anche in questo caso, ehm, diciamo, i figli di Milton crescessero senza la presenza delle loro madri, non lo trovavo tanto carino, ma non volevo nemmeno che, non, che crescessero separati dai vari fratelli e sorelle. Quindi ho pensato di Fondamentalmente attuare la stessa strategia che ho usato per l'episodio precedente, ovvero ho diviso i pargoli in due gruppi, maschi e femmine. Ora, come avete potuto vedere, siamo qui con i maschi. E poi ho organizzato questa cosa. Prima di tutto, però, vi mostro il lotto, ragazzi. Rapidamente, guardate che spettacolo che è. Cioè. Dire che è stupendo sto lotto, ragazzi, io me ne sono proprio veramente innamorata alla follia appena l'ho visto. È un qualcosa di spettacolare, bellissimo, coloratissimo, cioè è proprio il mio stile. Eh, qui c'è una postazione da DJ come potete vedere, una piccola pista da ballo. Guardate questo tavolo fantastico fatto in questo modo. Ehm, con questi altri tre tavolini, poi qui, ragazzi, c'è un campo da basket, io ho aggiunto questi due tavolini, poi capirete perché. Qui mh, il mondo, ragazzi. Oh mio dio, c'è pure la calentona, Ci l'ho invitata. Vabbè, insomma, come potete vedere un sacco di chioschi, ragazzi, ce n'è per tutti i gusti. Però, io ho fatto una cosa. Ho aggiunto io, ragazzi, queste colonne qua bianche che potete vedere. Perché cosa ho fatto? Ho creato un tetto. Perché mi sono detta, nella malaugurata ipotesi che dovesse iniziare a piovere, almeno hanno un tetto sopra la testa. E quindi, sì, ragazzi. Ora, a parte la gallentona che mi sconvolge veramente l'animo, ragazzi, ho fatto poi una cosa. Ogni pargolo ha questo club. Che si chiama compleanno, con il raduno attivo. E all'interno di ogni club... C'è la propria madre, guardate Alice che è diventata anziana ragazzi, o meglio Alice, vedete? E la stessa cosa, ragazzi, poi farò. Maddie, non so perché è conciata così, vi giuro, non lo so. Eh, farò la stessa cosa poi con eh, il gruppo delle ragazze. Quindi, i ragazzi festeggeranno con le loro madri. Io mi auguro che, insomma. <ride> Decideranno di essere Come partecipi, insomma, al loro compleanno. La prima cosa, però, che farò, ragazzi miei, ve lo dico, è proprio quella di farli passare d'età perché almeno sto serena e poi possono, come dire, godersi 10 minuti di svago. Qui ognuno di loro ha assunto un, uh, del personale. E qualcuno sta già iniziando ad arrivare Ammazza Wolfgang sei veramente felice Le prime mammine iniziano ad arrivare Ho assunto anche qua per il DJ Ho assunto qua un chitarrista di strada Insomma il meglio ragazzi Hanno avuto il meglio del meglio Secondo me Quindi diamoci una mossa Perché non voglio rischiare che le femminucce eh, Possano crescere ragazzi eh, Da sole Quindi io sono emozionatissima Però Prima di iniziare, ragazzi, a, a far soffiare, comunque a spegnere le candeline, io ci tengo a dire una cosa: allora, ho qui lo sentirete? Un foglio su questo foglio, ragazzi, ho scritto tutti i voti. Quindi, cosa ho fatto? Ho scritto il nickname, o, comunque il nome di ogni persona che ha votato, ho diviso in maschi e femmine, ho scritto il nome di ogni persona che ha votato con i tre nomi maschili da una parte nell'altra parte del foglio ho segnato i voti femminili e poi ho fatto il calcolo ragazzi vi dico questo la classifica escludendo però il primo e il secondo posto per quale motivo li escluderò perché eh, la seconda votazione ragazzi che partirà da oggi 19 novembre fino al 24 novembre quindi sabato 24 novembre ore 16 voi in questa seconda votazione io vi porrò mh, due nomi, quelli che corrispondono al primo e al secondo candidato, quindi mh, quelli che sono arrivati in prima e seconda posizione per capirci, e vi chiederò chi è il vostro preferito fra questo nome e quest'altro nome, ma non voglio dirvi chi in questa prima votazione è arrivato al primo posto e chi è arrivato al secondo, perché non voglio in nessun modo influenzare i voti ragazzi quindi vi dirò soltanto per quanto riguarda i pargoli di milton dal settimo posto fino al terzo quindi ultimo classificato con tre voti è stato andrea andrea ha conquistato tre voti tesoro sta faccia qua va bene poi sesto classificato con quattro voti Michael Stanno pure vicini neanche a farla apposta ragazzi Poi Quinto classificato Con ben sei voti Il nostro Jackson ragazzi Al quarto posto con otto voti Abbiamo Eh sì Rafael guardatelo Poi Al Terzo posto con ben 10 voti: da 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 da, Chi sarà? Chi sarà, ragazzi? Jacob. Ben 10. Quindi non vi dirò chi sta al primo posto, e non vi dirò chi sta al secondo. Ma sappiate che Pablo, che eccolo qua, sorridente, e Kevin. Si contendono ragazzi il ruolo da erede, quindi voi dovrete votare, ricordo dal 19 oggi al sabato 24 ore 16, chi preferite come erede della seconda generazione, dovete dirmi se votate, siete più a favore di Pablo come ipotetico erede o se preferite ragazzi invece Kevin. Quindi ragazzi miei, iniziamo! Io sono veramente felice ragazzi, grazie, grazie per i voti che eh, mi avete lasciato, sono veramente stati molto numerosi Allora dunque, direi di iniziare a spegnere le candeline eh, in modo random, senza, no? Andiamo con ordine, il primo, Jacob Quindi tesoro vieni qui ed esprimi un desiderio Guardatelo. Aspettate, voglio vedere una cosa, però, ragazzi, perché io non ci ho pensato prima. Fatemi vedere una cosa. Mm, potrei fare una cosa, però, ragazzi, fermi, crea un club. Mm, 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 mm. Proprio al volo lo chiamiamo Invitate. Eh, allora, vabbè, sono le Miss e potremmo invitare, ragazzi, le figlie di Milton così da non escluderle totalmente, no? Che ve ne pare? Quindi Giada, Sofia, Mira e Robin. Iniziamo immediatamente il raduno. Soffia tesoro, tanti auguri, tantissimi auguri ragazzi. Sarà un video un po' così questo, però io non vedevo l'ora di farlo e spero veramente che piacerà anche a voi. Ole! Allora! Dunque, io per il momento ragazzi darò un tratto random, perché tanto poi acquist acquisterò con il trucco la pozione. E per del ritratteggio cambierò aspirazione, insomma seguirò le, le indicazioni che mi sono state date, ehm, se sì, mi sono state date ovviamente perché non, non ho ricevuto indicazioni eh, per tutti, però ecco in questo caso mettiamo una cosa proprio a casaccio ragazzi, eh, solitario, ecco proprio una cosa così. Mm, eh tesoro Bravissimo Tantissimi auguri Vai vieni qua aggiungi le candeline Ok Dopodiché facciamo una bella cosa mm, Vai qui Giusto per non avere tutti in mezzo Ok adesso Tocca a Jackson Inizierà ad esserci il mondo Tra poco qua ragazzi io ve lo dico Preparatevi Vai così Jackson Tanti auguri Oh, ragazzi, una foto ricordo. Non odiatemi, ma io devo avere una foto ricordo di tutti i pargoli di Milton. Perché oddio, ragazzi, sono giovani adulti. Ma vi rendete conto che sono giovani adulti? Jackson, tesoro, ti sei emozionato! Vai, Sofia! Bravissimo, vai così! Perfetto. Allora, uh, qua a caso è ordinato, ragazzi. Ma come arriverà molto presto? Alice, datti una mossa. Guardatelo, ok, vai anche tu. Allora, prima di tutto metti le candeline, aggiungi le candeline e poi vai qui perché poi è la volta di Kevin. Io vorrei capire se i vostri raduni sono attivi perché lei c'è. Lui ha detto ti mando il regalo, ma tesoro devi venire qua, no? Che spedisci il regalo, vabbè. Ragazzi, io cerco di fare del mio meglio, però poi sapete come sono i sim. Vai, esprimi un desiderio tesoro, tocca a te. Ragazzi, che scene meravigliose! Auguri anche a Kevin! Ma vi ricordate, ragazzi, quando erano dei nanerottoli? Cioè, quando erano piccolini, qualcuno è arrivato qua. C'è cioè, Meddi, c'è cioè, qualcuno c'è. Quindi. Uh, mi auguro che piano piano inizieranno veramente ad arrivare tutti. Ma vi emozionate, ragazzi! Forza, soffiate! Oh, è arrivata anche lei, ragazzi, anche Alice. Che bello, uh, non lo so, sicuro. Ok, aggiungi le candeline. Sono arrivate anche le sorelle. Dai, ragazzi, che meraviglia! Vai qui, tesoro. Tocca ad Andrea. Esprimi un desiderio. Maddi, che è successo, tesoro. Tanti auguri, guardate che famiglia enorme ragazzi, li adoro. Forza, tanti auguri anche al nostro Andrea. Io ragazzi intanto, mentre loro spengono così le candeline, insomma vabbè, vi dico, si, si emozionano tutti. L'unico deciso finora <ride> è stato lui ragazzi che ha spento Jacob subito al volo. Ehm, vi dico una cosa. Ok, uh, facciamo genio aggiunge le candeline eh, volevo dirvi che fondamentalmente tocca a Pablo ehm, diciamo che chi Ecco, restiamo sempre lì, no? Eh, I nonni, fra virgolette nonne dei figli di Milton, eh, se volete anche dirmi il lavoro che secondo voi dovrebbe fare il vostro sim, ehm, io sono molto felice. Vi dico già una cosa, che il sim, i sim che non, sono, non verranno scelti come erede, quindi in questo caso ragazzi sappiamo già per esempio, ecco, prendiamo, prendiamo Andrea, sappiamo che non sarà l'erede ragazzi, perché vi ricordo che al momento per quanto riguarda i maschi, fra virgolette la sfida è Kevin contro Pablo eh, o Pablo contro Kevin, come vi com com pare, però il discorso qual è? Io lascerò um, per esempio Andrea vivrà la sua uh, storia d'amore in questo caso, andiamo a vedere ecco perché ragazzi sono tantissimi nomi, quindi capite bene, non è cattiveria, ma non me li posso ricordare tutti con Keira. Quindi poi off camera ragazzi farò crescere anche tutti i fidanzati, fidanzate. E, e quindi chi non sarà appunto l'erede... Eh, Vivrà la sua bellissima storia d'amore. Io off camera cercherò comunque di sempre un po' di giocare. E magari se voi siete interessati, fatemelo sapere. Eh, sul mio account Instagram, quindi Valuccia Sims, potrei pubblicare le foto ogni tanto, magari farvi vedere come, come se la cavano i figli di Milton che non sono gli eredi. Fatemi sapere veramente se può interessarvi e soprattutto quale lavoro dovrebbero fare. Quindi, vai, tocca a te, Pablo, caro, esprimi un desiderio. Guardate, ha abbracciato sua madre! Ma che dolce! Allora, hai visto il posto? Abbiamo scelto il posto fighissimo? Eh, le sorelle, certo. Pablo tesoro, vai! Ragazzi, che famiglia meravigliosa, meravigliosa! Non posso definirla in altro modo. Tanti auguri, Pablo, auguri! Ragazzi, che emozione! Sembra una sciocchezza. Pure, Pablo, bello, deciso, bravo. Eh, non lo so, eh, facciamo creativo perché è così... Aggiungi le candeline. Hai spedito, state qua. Vabbè, lasciamo stare ragazzi. Dai, mancano i gemelli. Quindi esprimi un desiderio. Come potete vedere ragazzi, io, um, ho preso la decisione di dividerli in due gruppi perché volevo... Uh, no, tesoro. Ti prego. Uh, dai, a posto. Vi prego, ragazze. Vabbè, raga, veramente? Forza, 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 non rompete il pero. È il compleanno dei vostri fratelli, non potete rompere il pero. Forza, festeggiate, festeggiate. Guardate, ragazzi, guardate che famiglia. Io non lo so, ma vi rendete conto? Di che splendida famiglia è questa Cioè ragazzi sono splendidi E dicevo li ho divisi proprio perché volevo gestirli Perché se no sappiamo che i sim fanno un po' quello che cappero vogliono E sinceramente ragazzi miei No No, no, non era proprio il caso Quindi tanti auguri Tanti auguri anche a Michael Se non ricordo male, giusto? Sì Michael Io faccio confusione fra i gemelli Abbiate pietà Ok, cambiamo qua, ho fatto un po', facciamo avanti della musica. Ripeto, li sto dando proprio a caso, eh. Quindi non vi preoccupate, aggiungi le candeline. E infine tocca a Rafael. Vai, esprimi un desiderio tesoro, mamma mia, tutti i giovani adulti. Ragazzi, tutti i giovani adulti, io non ce la posso fare. Forza! Avanti! Pensaci tesoro, pensaci tanti auguri. Guardate il gemello che lì sta, sta proprio vicino ragazzi. Ma che immagine splendida, veramente. Sono tutti belli. Io, ragazzi, sono veramente tutti belli. Sono veramente felicissima e orgogliosissima di questa famiglia. Dai tesoro. Ole, perfetto. Auguri! <ride> auguri! Allora, dunque, ehm, direi che a questo punto ragazzi, cambiamo, cambiamo, facciamo qua sempre, tipo dopo di biblioteca. So perfettamente che potrei, come dire, tesoro subito, neanche, vabbè. Um, so perfettamente che potrei, no, mettere le candeline qua per far passare d'età anche le, le femmine, uh, le figlie femmine di Milton, senza um, aver bisogno, ragazzi, come dire, di. Um, sì, di um, fare il cambio, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, vi dico proprio la verità, eh. Uh, preferisco sinceramente poterle controllare quindi avrei voluto mh, dare loro il tempo di festeggiare un pochino qua abbiamo pagato man manco ci fosse un chiosco aperto non dico tutti uno che tristezza quindi farò ragazzi proprio un'interazione perché non voglio rischiare che passino d'età da sole ecco quindi facciamo che tira a canestro tiri ravvicinati anzi volevo fare mh, mh, Puoi fa che stai facendo? Festeggia, sì eh, puoi farlo con i tuoi figli Tiro di allenamento insieme mm. Perché no? Perché no? Dai, fate un tiro di allenamento insieme E nel frattempo che loro, ragazzi Fanno un tiro di allenamento insieme Guardate, con le pargole Cioè, Hamilton, sei sempre un figo Ehm... I ragazzi fanno veramente quello, fate quello che volete, festeggiate, andate, a, andate sulla pista di ballo, ma andate a ballare, battaglia di ballo, no, balla, andate a ballare, i ragazzi devono venire qui e scatenarsi, balla insieme perché è giusto, anzi no, balla insieme no, ma andiamone uno per uno ragazzi, balla, balla, eh, spero comunque riuscirete a ballare tutti, andate a festeggiare, perché ehm, nel frattempo ragazzi io farò il cambio ecco diciamo quindi um, gestirò comunque le, le ragazze si sì, senta però non è che vogliamo perderlo l'udito qua pannello di controllo imposta il volume a basso la devono sentire festeggiati non noi ma chi si butta in pista Chloe ti butti in pista brava tesoro Tesoro, non guardare quel coso. Vieni qui a ballare piuttosto. Guardateli come si scatenano. Forza, voglio vedervi tutti scatenati. Guardateli, ragà. Guardate che immagine bellissima. Veramente, vi giuro. Li adoro. A Alice già lo sta accazziando. Non azzardarti a usare quel coso, capito? Sono tua madre, so quello che dico. Va bene, tesoro, okay? ok? Ok, ragazzi, ho sistemato le pargole e come potete vedere ora fa caldo. Quindi indossano tutte un bellissimo vestitino estivo. Qui c'è Violet e ovviamente anche Milton si è cambiato per l'occasione ragazzi perché voglio dire Milton che non fa un cambio look. Qua giù ci sono tutti che stanno festeggiando ancora quindi vorrei approfittarne immediatamente ragazzi per festeggiare però come ho fatto per i maschietti mi sembra giusto farlo ragazzi anche per le femminucce ovvero dirvi i risultati dei voti sempre famoso foglio ragazzi tra le mani allora, in questo caso è facilissimo ragazzi, perché non potendo rivelare, sempre per non influenzare il voto della seconda e ultima votazione che ricordo ci sarà ragazzi da oggi 19 novembre a sabato 24 novembre ore 16 quindi mi raccomando votate 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 vi posso soltanto dire ragazzi il quarto e il terzo posto non è difficile perché sono solo quattro le pargole quindi all'ultimo posto ragazzi con quattro voti abbiamo la nostra mira eccola qua ragazzi eccola qua in tutto il suo splendor e infine ragazzi al terzo posto con ben sei voti la nostra sofia quindi stupenda anche lei è eh, primo e secondo posto ragazzi non vi dico nel dettaglio chi ovviamente ha ottenuto il primo posto chi ha ottenuto il secondo posto ragazzi lo sapete ma vi dico soltanto che se la battono come probabile possibile ruolo per uh, l'erede, appunto, come erede della seconda generazione, la splendida Robin e la bellissima Giada. Ebbene, sono loro due, ragazzi, quindi anche in questo, caso, in questo caso, vi chiedo, vi chiedo, vi chiedo chi preferite tra Robin o Giada come è Possibile erede della seconda generazione. Non perdiamo tempo prezioso, però, e andiamo a festeggiare. Perché vi ricordo che alcuni pargoli, ecco, tipo lei, festeggia oggi. Anzi, loro due, ragazzi. Mamma mia! Quindi bisogna darci una mossa. Ecco, le gemelle addirittura ora festeggiano separati, vabbè, lasciamo stare. Quindi diamo la precedenza a chi potrebbe crescere prima. Tanto sono già in ordine. Quindi esprimi un desiderio, tesoro! E tanti auguri alla splendida Sofia! Io ho fatto anche per loro, ragazzi, ovviamente, i vari club. Però tesoro, dovevi iniziarlo il raduno, porca pera. Fatemi vedere se tutte... Io l'avevo impostato, ragazzi, vi giuro, prima di iniziare a registrare per tutti. Però vabbè, loro due non devono perché la mamma è qui. Io mi auguro arriverà la mamma, le mamme arriveranno. Però, ragazzi, in caso... Vai tesoro, tanti auguri! Tanti auguri Mamma mia ragazzi che emozione Fatemi sapere ovviamente se i risultati di queste votazioni vi piacciono Se diciamo sempre di ricordo tratto dato a casaccio Quindi non lo so questo non l'abbiamo fatto Ambiziosa um, Ok tutti che spediscono doni Perfetto uh, Rimetti le candeline Aggiungi Fatemi sapere sì se vi piacciono ragazzi eh, vi piace chi è arrivato comunque in finale ovvero se vi piace l'idea che in finale eh, per quanto riguarda il gruppo femminile abbiamo la splendida giada e la splendida robin e ovviamente come abbiamo visto prima non so se sono ancora qua se per il gruppo mas maschile ecco abbiamo uno dei due finalisti ovvero il bellissimo pablo ma c'era anche fino a poco fa il bellissimo kevin che ora non vedo più perché ragazzi, li ho le invitati con Raduno, no, questi stanno qua, questa si è messa in costume, vabbè, insomma, da qualche parte magari eh, sta. Ora, provo a vedere se lo trovo rapidamente, perché come ho inquadrato Pablo mi sembra giusto quantomeno provare a eh, mostrarvi di nuovo Kevin, però ragazzi, insomma, l'avete visto. Non... Oh, Samantha sta arrivando, che bello, il DJ se n'è andato quindi non so, se c'era Kevin poteva darsi lui da fare, ragazzi, io me lo immagino un musicista, non so per quale motivo, però vabbè, insomma, sì, il Kevin, avete capito, mm. Milton, tesoro, mi fai un altro raduno, ti prego, perché i tuoi figli, uh, ecco, Kevin e Andrea non ci sono, inizia il raduno, ti prego, l'ha iniziato, oh, Notate poi, ragazzi, la differenza, allora, i figli hanno voluto una torta al cioccolato Le figlie, ovviamente Una torta di carrube e cocco senza zucchero Eh, perché voglio dire, ragazzi Eh, ci sta Quindi, vai, esprimi un desiderio, tesoro Tocca alla bellissima Giada Fatti il selfie, l'ultimo selfie da adolescente E poi tocca a te Forza Tanti auguri, tesoro Anche a te tanti auguri Guardate anche i fratelli come festeggiano Ragazzi, è bellissimo, davvero Bellissimo io adoro questa famiglia ragazzi, li amo alla follia, proprio follemente. Ecco qua. E tanti auguri, tanti auguri. Ok, eravamo qua se non eh, ricordo male, facciamo che ne so, goffa. Ripeto, sempre tratti provvisori eh ragazzi, non vi preoccupate. Tesoro, vai, aggiungi le candeline perché adesso tocca a Mira festeggiare. Vai tesoro, esprimi un desiderio. Mm. Cosa puoi desiderare tesoro? Tanti auguri, tanti auguri. Vediamo se riusciamo a togliere Ecco, questa condizione ragazzi un po' inquietante. Quindi magari la prendiamo un po' così, ecco. Tanti auguri tesoro, anche a te tanti auguri. I tuoi fratelli stanno laggiù, eh, quei disgraziati non vengono qua però vabbè. È la bella presenza, ragazzi. Che conta. Quindi tanti auguri anche alla bellissima Mira. Lei un po sta un po' esitando, ragazzi, eh. Le prime due decisissime. Mentre lei invece mi sta un po' esitando. Dopodiché, Tesoro aggiunge le candeline anche tu. E spostiamoci a sto punto di qua. Facciamo, non lo so, estroversa. Tanto, poi ripeto, modificherò i tratti, ragazzi, utilizzando la pozione. Perché, eh, insomma, è la cosa migliore da fare, credetemi. È veramente la cosa migliore da fare. E infine tocca a Robin. Quindi esprime un desiderio. E poi tutti avrete finito di festeggiare. Vai, tesoro. Ci stai pensando, vai. Vai così. Tanti auguri. Questa è più complicata di prima, ragazzi. Sapete perché state in mezzo, vi prego. Vi prego. Non le fate queste cose, non le fate. Ok. Ragazzi, mamma mia, fa una foto, qua una tragedia. Però mi piace che sono così tanti. Quindi va bene, va bene tutto, ragazzi. Tanti, ma tantissimi auguri. Tutti i figli di Milton sono giovani adulti. Io sono felicissima. Quindi non lo so. Stavamo qua, ragazzi. Amante dei gatti, oh, sono ragazzi. Dire che sono felice è poco. Ragazzi è veramente poco Vedo Andrea magari è arrivato anche Kevin Mamma mia ragazzi guardate che Cioè che classe voglio dire E a questo punto ragazzi È ufficiale Dal prossimo episodio Oh ecco per correttezza ragazzi Vi mostro anche Kevin Perché per quanto riguarda il gruppo maschile abbiamo detto Che a contendersi il posto di Erede, probabile erede della seconda generazione Ci sono Pablo che vi ho inquadrato prima E Kevin E quindi possiamo veramente festeggiare ci fosse un chiosco aperto ma noi non ce ne frega un perro perché abbiamo la torta e quindi a questo punto ragazzi come minimo anche le ragazze si meritano eh, un dj di grido perché sì se no eh, gridano loro ragazzi se non hanno un dj perché i fratelli lo hanno avuto per carità non vogliamo creare situazioni eh, come dire mh, imbarazzanti quindi direi che è proprio il caso di assumerne uno Ragazzi, dal prossimo episodio inizierà la seconda generazione. Oh mio dio, non ci credo. Questa prima generazione, ragazzi, è vero. Sarà durata tanto. però ha creato delle basi, secondo me, stupende. Tesoro, non stai parlando col palo, vero? Tu stai parlando col palo, sì. Va bene. Eh, dicevo, delle basi stupende, ragazzi. Io sono veramente, ma veramente, vi giuro con tutto il cuore, ecco, torni. Non mi abbandoni la festa, perché qua abbiamo ancora molto da festeggiare. Sono felicissima, ragazzi, di... Veramente di come sono andate le cose. Cioè, eh, questa è una famiglia meravigliosa. Io amo ognuno di loro. Vedete, si abbracciano. Cioè, eh, è veramente bellissimo per me. Eh, aver dato vita a tutto questo, ecco, veramente ne sono proprio tanto felice. Tesoro, le tue sorelle non te le fili proprio te, eh? Mi fa tanto piacere. Oh, ecco, siete venuti a fare gli auguri. Vabbè, sentite, andate una per una, tanto lo sappiamo, ragazzi, come funziona qua. Quindi, Milton, tesoro, tu trascina tutti in pista, balla insieme. Vai, forza, tutti a ballare, tutti a divertirsi. Vi meritate il divertimento. Tutti vi meritate il divertimento. E io, ragazzi, che dire, io vi ringrazio di cuore per aver votato per aver seguito Milton, la sua prima generazione. Ragazzi, Milton è stato un erede che veramente mi ha dato tante tante soddisfazioni. Mi sono divertita tantissimo a raccontarvi la sua storia. Perché volevo una nozzo so Berry Challenge. Sì, che rispecchiasse comunque, rispettasse tutti i vari obiettivi. Però, ragazzi, se io non ci metto un po'. Del mio, diciamo, eh, non mi diverto e quindi spero veramente di cuore che mh, la prima generazione di Milton vi sia piaciuta. Fatemelo sapere nei commenti eh, se Milton vi è piaciuto. Se Milton, come erede, vi mancherà, eh, magari cosa avete apprezzato di più, ma anche cosa avete apprezzato di meno, ragazzi, perché eh, comunque, anche le critiche, se costruttive, sono sempre ben, ben accette ovviamente per migliorare. Um, io farò ovviamente, ragazzi, in, in, sono aperti, avete <ride> aperto il televoto Scherzo. Comunque, potete votare, ragazzi. Da questo momento, potete votare perché sì. L'erede è, è tra noi, ragazzi: l'erede della seconda generazione è tra noi. Quindi, veramente, votate, votate, votate. Ovviamente, io farò così, ragazzi. Potete, vi ricordo, votare in due modi. E prima di chiudere so che magari risulterò noiosa, eh, però eh, l'altra volta col video precedente ragazzi ho fatto un casotto, quindi con questo ci tengo ad essere precisa. Vo Quest'ultima votazione ragazzi si terrà dal 19 novembre, quindi da oggi, al 24, sabato 24 novembre, ore 16, fino, fino alle 16 ragazzi, mi raccomando, non accetterò voti oltre quell'orario anche per questa prima votazione mh, mi sono arrivati dei voti dopo le 4 ma io non li ho potuti accettare però ringrazio comunque di cuore eh, chi ha votato anche se fuori orario però per una questione di correttezza mh, verso chi ha votato comunque in orario eh, non mi sembrava il caso comunque di accettare i voti ragazzi però grazie davvero grazie di cuore ci tengo a dirlo per una questione di onestà ehm, e potete dicevo votare in due modi allora potete o lasciarmi un commento Qui sotto al video però invito veramente di cuore tutti voi, se avete Instagram, a votare su Instagram perché io farò, come ho già fatto per questa prima votazione, ragazzi, anche per questa seconda che è appena iniziata. Io farò così: uh, pubblicherò. Soltanto le quattro foto. Perché ora abbiamo due finalisti nel gruppo dei maschi e due finaliste nel, nel gruppo delle femmine. Quindi pubblicherò soltanto le quattro foto del gruppo A, ovvero il gruppo delle femmine, e quindi in questo caso la bellissima Robin, ragazzi, e la bellissima Giada. E la stessa cosa farò. Um, e vi chiederò: scusate, facciamo una cosa per volta. Nel gruppo A vi chiederò chi preferite tra Robin e Giada. Come erede della seconda generazione e voi potrete votare. Il voto, ragazzi, ovviamente è segreto perché lì c'è appunto la possibilità di scrivere semplicemente il nome, quindi dovrete scrivere un nome solo stavolta. Um, e quindi io riceverò i voti. No, mi verrà scritto: che ne so, faccio un esempio: uh, Tizio ha votato questa. Ok? E quindi il voto resterà segreto. Io preferirei davvero di cuore se avete Instagram, ovviamente qua se non l'avete non è un problema. Ehm, il voto, ragazzi, su Instagram perché? Perché comunque rimane segreto. E quindi fino all'ultimo, diciamo, c'è un po' più di suspense Diciamo così. Stessa cosa, poi, ragazzi, farò per il gruppo B, ovvero il gruppo dei maschi. Eh, metterò la foto di Kevin e la foto di Pablo. Quindi nel mio account, Valuccia Sims, su Instagram troverete appunto le foto. Eh, quindi chiederò al gruppo B chi votate come erede della seconda generazione Tra Pablo e Kevin E voi dovete scrivere Soltanto o Pablo o Kevin Ovviamente come nel caso del primo del gruppo A O, so, o scusate Giada o Robin eh, Quindi veramente ragazzi votate 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 Perché ci tengo veramente tantissimo Ma proprio proprio tanto eh, Io um, vi dico già che A prescindere da, da, dai voti Insomma sono felicissima eh, Di questa Prima generazione, sono felicissima di come è andata la, la votazione, io sono affezionatissima A tutti i loro ragazzi, quindi veramente Sono proprio felice ehm, Dico anche un'altra cosa Che prima di aprire eh, Su Instagram sempre ragazzi, io vi inserirò E magari lo inserirò anche qui ehm, Nella descrizione del video Sicuramente, eh, le regole Della seconda generazione, così che voi Possiate in qualche modo Milton, bello di casa Complimenti, puoi seguire il salto mortale All'indietro Tesoro, tu me lo devi fare il salto moltare all'indietro, cioè, per forza. Ti prego. Non è che ti rompi? Vai, Milton, ti supplico. Fammi il salto moltare all'indietro, ti prego. Eh, c'è Pablo che rompe le pere, ma dai! Non puoi cacciare via i tuoi figli! Vuoi essere il protagonista proprio fino alla fine? Eh? Toglietevi tutti perché sto per fare una cosa fantastica. Vai, tesoro! Facci sognare! Mamma mia, ragazzi! Milton! Milton! sei un mito, sei sempre stato un mito e lo sarai sempre. Guardate la figlia come se lo guarda, del tipo mio Dio, mio padre a quest'età, eh lo so tesoro. Ehm, vi dicevo comunque che sia qui in descrizione le regole ragazze, della seconda generazione, stessa cosa farò su Instagram. Pubblicherò oh, um, uno screenshot, cioè pubblicherò ragazzi scusate una stories, poi farò uno screenshot in modo che potete la potete trovare, comunque anche le regole potete trovarle anche nella account direttamente um, così che magari non lo so um, mi sembra giusto comunque ricordarvi le regole della seconda generazione e per curiosità sempre ragazzi visto che ora ci sono dei finalisti quindi vi chiedo per curiosità guardatelo ragazzi Cioè, ma come faccio a non amare sto tizio io eh, per curiosità vi chiedo ditemelo proprio serenamente voi preferireste come rede della seconda generazione un simmino maschio, ma lui sta già verso. Guarda, lui è già famosissimo. Lascia stare, lascia fare, bello mio. Preferireste un simmino maschio, quindi o Pablo o Kevin? Oppure preferireste una simmina femmina, quindi in questo caso o Robin o Giada? Io ho fatto così per curiosità, ragazzi. Eh, non molto tempo fa, una story su Instagram in cui appunto lo chiedevo e hanno vinto mh, le femmine. Però ve lo ripropongo perché prima era molto aleatoria la cosa. C'erano ancora. c'erano sette figli maschi, quattro figlie femmine, quindi era molto, no? Adesso che invece, magari, però ci sono. guardate i fratelli che si abbracciano. che ci sono proprio dei nomi, quindi dei finalisti proprio precisi, ragazzi. Magari, non so, avete piacere, per esempio, ehm... Magari potete cambiare completamente idea. Magari tutto può essere stravolto. Chi lo sa, ragazzi? Quindi, veramente non fatevi scrupoli. Queste qua già fanno schifo. Bene, mi fa tanto piacere. Prendi un pezzo insieme. Chi vuol prendere, prenda. Chi non vuol prendere, non lo prenda. Tesoro, poi. Ehm, Sta cosa in qualche modo la butteremo via. Quindi, ripeto, per curiosità fatemelo sapere perché comunque il vostro parere eh, per me è sempre molto ma molto importante quindi ci tengo veramente tanto detto questo ragazzi direi che possiamo assolutamente fermarci qua per questo episodio spero che la location vi sia piaciuta io ragazzi ne sono follemente innamorata e penso proprio che la utilizzerò anche per altri futuri forse compleanni, chi lo sa perché la adoro ehm, Quindi ringrazio ancora una volta Dalila68 per questa creazione perché è stupenda ehm, Spero di non aver sbagliato, sì mi, mi pare fosse questo il nick ragazzi perché poi io sono rimbambita ehm, Ringrazio ancora di cuore voi che avete votato, grazie grazie Ci tengo ancora una volta, lo so sarò noiosa ma ci tengo a ringraziare ehm, tutti i miei amici, le mie amiche che hanno contribuito a tutto questo, quindi, che hanno creato eh, le pretendenti all'epoca di Milton. E hanno permesso, ragazzi, tutto questo. Questo cioè, ragazzi, io amo follemente questa famiglia, non mi stancherò mai di dirlo. Quindi, dal prossimo episodio, avremo l'erede, ragazzi, della seconda generazione, io, ovviamente, ragazzi, lo comunicherò. O anzi, vi faccio. La sorpresa, vedrete direttamente l'erede ragazzi con eh, la prima puntata diciamo della seconda generazione Quindi non lo, non lo comunicherò prima, eh no 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 ehm, quindi sì, dal prossimo lunedì saprete ragazzi Quindi dal lunedì 26 novembre inizierà la seconda generazione della Nozzo so Berry Challenge Colore rosso, quindi io vi ringrazio di cuore a tutti ragazzi Grazie, grazie, grazie vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Votate! Vi ricordo, dal 19 novembre a sabato 24, novembre, ore 16. Votate! Perché l'erede della seconda generazione sta per arrivare. Quindi grazie, ragazzi. Grazie. Vi abbraccio forte. Sul Sul Simmers. E non.